Come avevamo già annunciato, siamo stati nelle scuole. E il primo istituto che abbiamo visitato è stato l'Agrario. È stato un bell'incontro, ma secondo me è durato troppo poco. Secondo me nelle scuole si potrebbe e si dovrebbe fare molto meglio. Siamo andati e come al solito mi è toccato parlare a me, invece sarebbe molto più interessante e è costruttivo secondo me interloquire con i ragazzi, scambiare proprio, fare un dibattito aperto e sapere cosa allontana i giovani dallo sport, cosa allontana i giovani dallo stadio, perché a Pistoia purtroppo è scomparsa proprio quest'età negli stadi, magari capire i motivi per cui sono così lontani dalla squadra della loro città e magari sono così presenti in grande moltitudine al palazzetto, perché io al palazzetto ci sono stato, i ragazzi vanno lì perché hanno trovato un ambiente giusto, un ambiente dove si ritrovano, dove stanno bene, dove magari nello stadio ci sono sia ragazzi che ragazze. Le scuole dovremmo andare appunto a cercare di portare questo messaggio. Com'è nata l'idea di Mondo Arancione? Anche questo fatto di Mondo Arancione comincerà questa sera. È un'idea proprio per riavvicinare il più possibile gente intorno al progetto pistoiese. Io credo che una squadra come la pistoiese meritasse un qualcosa di suo, di personale, e che non parlasse esclusivamente di risultati, di classifiche o del prossimo incontro, di quello che avevamo fatto, di cose tecniche, che facesse conoscere le persone, i giocatori, i dirigenti, noi allenatori, sotto un profilo diverso e più umano. Abbiamo fatto questa trasmissione, che verrà trasmessa sempre su TVL, ma poi andrà anche sul nostro sito. E c'è speranza di vedere tanta gente domenica allo stadio? La società è stata molto, molto brava e molto lungimirante ad andare incontro ai tifosi, perché credo che abbia fatto un passo molto importante, quello di abbassare l'ingresso gratuito fino a 18 anni, e quindi proprio per avvicinare questa generazione che si era allontanata. Il compito di ognuno di noi ora da passaparola, e quindi credo che sia ora molto più semplice portare gente allo stadio.